Ciao mondo, per il primo post serio del vlog, serio, parlerò di un fumetto, tanto per iniziare a farci l'abitudine, un fumetto tutto italiano, originale, emozionante, stupendo, a Panda Piace. A Panda Piace nasce nel 2008, come striscia pubblicata da Giacomo Andrea Bevilacqua sul suo sito pandalikes.com. Andate a vederlo. Non ora. Quando ve lo dirò io. Il protagonista del fumetto è Panda e in ogni vignetta viene presentata una delle cose, persone o attività che gli piacciono. Ogni tavola di norma ha la medesima struttura. La scritta a Panda piace nell'angolo in alto a sinistra. Tre vignette basse e lunghe nelle quali viene scritto cosa piace a Panda e un'illustrazione più o meno umoristica. Facile. Cosa c'è di tanto speciale? Un intero universo. Vignetta dopo vignetta, Panda esplora il mondo che lo circonda. Un mondo che va ben oltre la pagina bianca. E che ben presto si popola di personaggi, luoghi e oggetti che sembrano comparire dal nulla. Come se non ci fossero mai stati. O come se ci fossero sempre stati, senza che nessuno li notasse. E mentre Panda salta da una vignetta all'altra, imparando a conoscere la pagina su cui è disegnato, il lettore impara a conoscere Panda. Il suo carattere, il suo modo di fare, le sue espressioni. E non può non affezionarsi a lui. Perché Panda è adorabile, simpatico, innocente, curioso, giocherellone, ingenuo, dispettoso. Panda è... No, è inutile. Non ce la faccio a dirlo. È più forte di me. Non ce lo farò mai a dire tenero. Non sono predisposto. Panda è come un bambino che muove i primi passi e fa le prime esperienze, positive e negative. E quando lo si legge, quello che si prova è... Lo stile con cui Panda è disegnato, come avete potuto vedere, è abbozzato, disegnato d'impulso, quasi scarabocchiato. Sembra sempre che Bevilacqua abbia fretta di trasferire sulla carta quello che gli è balzato in mente, come se abbia paura di dimenticarselo. Ed è un tratto che è perfetto così com'è. Panda non potrebbe fare tutto quello che fa se fosse disegnato diversamente. Saltellare, isolare, giocare, fare le puzzette. Secondo me le tavole più carine di Panda sono quelle dove lui interagisce con la vignetta, piegandola, smontandola, accartocciandola, rompendola, facendole di tutto, perché i quattro bordi tracciati dalla matita sono troppo stretti per lui. È sul punto di bucare la pagina da un momento all'altro e fuggire via dal volume. Nel corso delle sue avventure Panda incontra parecchi personaggi, alcuni provenienti anche da altri fumetti, cartoni, film o videogiochi, e si crea la sua cerchia di amicizie. Ci sono DJ Cobra, Zio Potamo, Fante, Gato e Ruga, i suoi principali compagni di avventura, Croccodrillo e Dottor Scimmia, che ogni tanto gli ruba la scena impossessandosi della vignetta. Rex, il suo tirannosauro domestico, di cui si vede solo la zampa. Panda di Neve, un pupazzo con le sue fattezze, completamente muto e immobile. Pando, la sua controparte negativa, riconoscibile dalle orecchie quadrate, e che ci racconta cosa non gli piace. E Penny, una pinguina di cui il nostro eroe si innamora perdutamente, ma che alla fine lo abbandona per tornare tra i ghiacci assieme ai suoi simili. No, è che mi è entrata una bruschetta nell'occhio, va bene? Su serio! Se volete anche voi conoscere Panda e i suoi amici, non dovete far altro che leggere le sue storie.
sul sito o nei due volumi che sono stati sinora pubblicati dalla edizione BD. Il terzo volume è in arrivo. Alle ragazze piace Panda. Quindi, se non sapete cosa prenderle al posto dei soliti fiori, cioccolatini, potreste regalarle questi volumetti e fare colpo su di lei mostrando il vostro lato cuciccioso. O facendo finta di averne uno. Per concludere, ad Aladino piace Panda e a Panda piace Aladino. Forse. Adesso potete andare su pandalex.com.